che sarà in un piccolo tour in Italia, Forlì a Reggio Emilia. Lo ringraziamo per essere venuto fino a Reggio Emilia. Demetrio Volcic ha dato alla luce, diciamo, attraverso la casa editrice La Terza, un libro che, diciamo, riporta il fuoco su un paese che in un qualche modo negli ultimi 20 anni ha subito dei cambiamenti, ma dei cambiamenti che non hanno riguardato solo l'interno del paese, ma anche il modo in cui questo paese viene eletto e il modo in cui noi lo osserviamo. Diciamo che da grande potenza, da grande paura anche di una parte di umanità, questo paese oggi è diventato comunque un qualcosa che c'è più estraneo e forse c'è più difficile capire, anche perché, come si riporta anche appunto nel suo libro, la Russia, c'erano delle aspettative di democrazia, diciamo, a lungo periodo, invece questo paese sembra essersi stabilizzato in una sorta di apparente democrazia o comunque di democrazia limitata, non so come la si può chiamare. E niente, le vorrei chiedere, rispetto alla sua esperienza comunque giornalistica da inviato in diversi paesi dell'Est e in Unione Sovietica, lei ha raccontato comunque quel mondo a intere generazioni che non l'hanno potuto magari vedere, non l'hanno potuto studiare o comprendere. Le chiedevo adesso appunto la Russia, questa Russia comunque di un nuovo zar, di Putin, com'è cambiata e come la possiamo vedere da lontano, come la possiamo considerare oggi. Lei in realtà ha riunito in una domanda 5-6 domande, no? La prima è di questa Russia che è più vicina rispetto alla precedente, non so, probabilmente attraverso gli occhiali dell'ideologia la Russia sovietica a molti sembrava molto più comprensibile di quella che non sia questa odierna. Poi in realtà la vera Russia, la vera realtà, sono di nuovo un'altra vicenda rispetto alla rappresentazione esterna. Per quanto riguarda la distanza, mi sembra che, come Marco Polo che andava in Cina, che descriveva, sognava una città lontana, poi quando si è avvicinato capiva che è completamente diversa. Io mi sembra che cliché semplificatori su ogni nazione esistono, e così sulla Russia, anzi sono molto più facili, perché russi in qualche modo sono bianchi, spesso biondi, e dunque ci rassomigliano, hanno una grande parte nella storia europea, pertanto noi li prendiamo come se fossero uguali a noi, da loro pretendiamo anche la stessa osservanza della democrazia rappresentativa che loro non hanno mai provato, che evidentemente hanno un altro modo per arrivarci a qualcosa del genere. Il grande esperto americano Cannon ha detto: lasciate i russi, questo è uno degli ultimi messaggi che ha lanciato, lasciamo ai russi di cercarsi la propria via, in quanto hanno dovuto affrontare un compito che a nessuno è riuscito e per cui non esistevano le ricette, vale a dire, dopo 70 anni di risparmio forzato, nel senso che il tenore della vita era molto basso nonostante le materie prime, lo Stato è stato l'unica cassa di tutto il paese, di un continente, del più grande continente, con 250 milioni di abitanti e con 11 fusi orari. Ora, in certo momento è sparito il potere, è sparito l'unico partito al potere e il paese, il continente. Intanto 14 repubbliche se ne sono andate, marginali, piccole, dalle loro storie nazionali diverse da quella della Russia, se ne sono andate per conto proprio. E poi non si sapeva esattamente come affrontare queste cose. I sovietici, con Gorbaciov, il quale ha aperto, il quale ha dato un po' di libertà di stampa alla
Russia, hanno cercato prima gli esempi della socialdemocrazia svedese, non funzionava, poi hanno pensato di vedere la transizione spagnola, ma date le tradizioni culturali così diverse non funzionava. Poi qualcuno ha detto bisogna dare prima un po' di riforma economica e soltanto dopo la libertà alla stampa. Loro lo chiamavano, forse qualcuno si ricorda ancora, glasnost, che significa voce libera, e perestroika, che significa riforma economica. Ora, per la glasnost ci vuole soltanto un po' di coraggio dei giornalisti e la possibilità che il potere dia ai giornali la libertà di scrivere all'incirca quello che vorrebbero. Per la riforma economica, quando lei ha un'industria pesante che deve essere enorme perché deve tener conto dell'equilibrio nei confronti del mondo intero, evidentemente come la privatizzi? Hanno fatto allora un piano dei 500 giorni. In questi 5 giorni, nei primi 100 giorni, avrebbero dovuto chiudere tutte le industrie passive. Queste erano le industrie pesanti del ramo degli armamenti. Allora al Cremlino salgono una certa sera i marescialli, i generali, ammirali, per dire a Gorbaciov: guarda, tu produci nei primi 100 giorni, il piano era di 500 giorni, 100 giorni sarebbero necessari per smantellare l'industria passiva. Tu smantelli questa industria e noi siamo senza un aereo, senza un cannone e senza un missile, e questo non va evidentemente. Inoltre abbiamo 5 milioni di disoccupati. E Gorbaciov la mattina seguente, dopo una notte insonne, ha detto: beh ragazzi, ci ho pensato, non c'è un solo presidente del Consiglio dello Stato che potesse permettersi un'operazione del genere, e dunque anche questo è andato via, la variante veloce. Poi sono venuti i ragazzi di Harvard, dell'Università di Harvard, e hanno dato a ogni cittadino come un premio di 100 rubli, una specie di indennizzo per le sofferenze o eventuali sofferenze che avevano sofferto. Nessuno credeva al governo, e allora la gente, invece di tenersi a casa questi 100 rubli, la davano via per una bottiglia di vodka che aveva in realtà il valore di 5-6 rubli. Poi invece chi era furbo, e quelli che erano vicini al governo, 2-3 gruppi in concorrenza, i primi banchieri privati, si sono riempiti i magazzini e in mezzo ai topi c'erano tonnellate di questi bonus, coupon di ognuno valeva 100 rubli, e poi l'hanno fatto valere come se fossero moneta stampata, cioè moneta vera. Ecco, questo era un modo. Insomma, sono falliti tutti questi tentativi di passare dall'industria fino al piccolo botteghino, tutto dello Stato, a passare, o almeno gran parte di passare, nelle mani private. Non si voleva dare troppo allo straniero, per ovvie ragioni strategiche, però il problema era questo. Allora nessuno sapeva niente, è nato poi una certa disorganizzazione del paese, perché un giorno nel 91, in autunno, quando Gorbaciov, un putsch fallito contro il presidente Gorbaciov riformista da parte della destra, chiamiamolo così, secondo i vecchi termini, cioè conservatori filo staliniani, filo brezhneviani, che vanno nella casa di vacanza di Gorbaciov e gli dicono: tu sei ammalato. Lui dice: no, non sono ammalato. Cioè, allora stai qui, se non vuoi dare le dimissioni stai qui. Dopo 3 giorni questa cosa finisce, perché chi era l'autore di questo putsch erano i vecchi capi della polizia segreta, leggermente ubriaconi, e infatti quella notte finisce al Cremlino in modo tale che alle 3 viene ritirato il ministro degli esteri in coma etilico, alle 5 viene ritirato il primo ministro Pavlov. Al processo contro di lui dirà: sì, abbiamo bevuto il caffè e poi abbiamo messo un po' di whisky nel caffè e poi abbiamo bevuto un po' di whisky
whisky senza il caffè. Ecco, quando una decina di signori che pensano di conoscere il paese, in realtà non conoscono più, pensano di poter fare un'operazione, questa è destinata a fallire. Allora fallisce anche questo, fallisce dunque l'Unione Sovietica in quel momento, e allora il disordine diventa ancora più forte, e non si vedeva come la Russia poteva in qualche modo uscire. Ripeto, hanno tentato prima i vari Svensson, Jakobson, come si chiamano tutti gli svedesi socialdemocratici, poi era il momento dei socialdemocratici spagnoli, poi è venuta la ricetta cinese, facciamo prima un po' di economia e cerchiamo di tenere all'interno del Partito Comunista anche le spinte verso il piccolo commercio o verso la piccola industria privata, e poi sono venuti altri tentativi e la crisi diventava sempre più grossa finché se ne sono andati, ripeto, 14 paesi, e dunque c'era una miseria assoluta, ne abbiamo parlato oggi, con delle pensioni di $100 più o meno, anche oggi non sono granché, sono 200, ma insomma era una miseria generalizzata. Allora tutto il mondo si chiedeva come uscire da questa crisi, nessuno voleva più l'Unione Sovietica forte come lo era quando c'erano soltanto due grandi potenze, bipolarismo, perché ogni giorno lì, e forse noi abbiamo già dimenticato, c'era il pericolo di una guerra atomica che poteva scoppiare per un errore anche ogni momento. Ecco, nel momento in cui Gorbaciov dà la libertà ai paesi dell'alleanza, propria alleanza del patto di Varsavia, evidentemente, e annuncia di non voler intervenire con i carri armati in nessuna situazione, cambia tutta la prospettiva, per questo la grande popolarità di Gorbaciov in Occidente, perché in una giornata di marea tremenda a Malta, lui e Bush padre, non il figlio allora presidente, si dichiarano non più avversari, non più nemici, ma partner, e seppelliscono in qualche modo la guerra fredda. Anche su questo poi sono state delle grandi ambiguità, le cose non si sono realizzate, ma così fallisce l'Unione Sovietica. Falliscono tutte le ricette, falliscono anche il tentativo, quando tutto il sistema politico si sgretola, un sindaco eletto o messo su dal Partito Comunista sparisce perché non ha più la legittimità di fare una qualsiasi cosa. Quando sparisce questo, quando le città sono molto distanti, non hanno più contatti, mentre l'industria ha bisogno dei pezzi di ricambio che vengono magari da una repubblica asiatica diventata un altro stato, tutto questo crolla, allora si trovano delle compagnie paracriminali o al limite delle leggi in un rione, in una città, ci sono città oltre 100.000, cioè come la nostra dove siamo stasera, ci sono centinaia in Russia, ognuno deve cercarsi il proprio modo di uscire dalla crisi. Ecco che allora si prevedeva al massimo una dittatura forte come era stata questa di Stalin, come era stata per molto tempo anche quella degli zar. Non dimentichiamo che la servitù della gleba è stata abolita in Russia soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, e che la maggior parte dei contadini, l'80% della popolazione che vivevano nelle campagne, erano analfabeti. Ora, rispetto ad allora, fino al 1990 la situazione cambia, nel senso che il sistema sovietico non ha assicurato molte cose, però ha dato una scolarizzazione, ha forzato nei confronti dell'agricoltura l'industria pesante, dunque la formazione di una classe operaia che all'inizio del XX-XX secolo aveva 2 milioni di addetti, poi molti morti nella prima guerra mondiale o diventati dirigenti politici. Allora si trattava di costruire un'industria, una classe di operai, e tutto questo naturalmente crolla non molte decine di anni dopo. Allora come uscire? Ecco, ma questo forse è già un secondo capitolo. Comunque, evidentemente il sistema che si è creato, a cui il centro è il nostro protagonista del libro
Vladimir Putin, questo sistema è quello il meglio che si poteva trarre, ripeto, dopo che è finita la ricetta socialdemocratica, ogni tentativo locale di cercare una terza via, è fallito anche il tentativo occidentale di dare alla popolazione, metodo keynesiano, forse un po' di soldi per aumentare la capacità di acquisto e per rilanciare l'economia. Fallito tutto questo, che cosa restava? Rafforzare il potere, ma ripeto, questo è un secondo capitolo. Ecco, diciamo che ai nostri occhi, di osservatori comunque lontani, sono stati tre i protagonisti che negli ultimi decenni sono susseguiti nella storia prima dell'Unione Sovietica e poi della Russia: Gorbaciov, Yeltsin e appunto Putin. Le chiedo di tracciare un po' i profili di questi tre presidenti e magari di spiegarci un po' quali sono i punti forti, insomma, del loro mandato, della loro azione politica, e quali sono stati invece gli errori o comunque i punti deboli del loro mandato. Insomma. Sì. Intanto, secondo l'ordine emesso 10 minuti fa dal Comitato Centrale, proibiamo il transito dei treni per un'ora e prossima oretta. Tornando ai nostri capi, Gorbaciov era un sognatore, uno che aveva le idee molto chiare, anche dopo aver discusso molto con un segretario generale sovietico, si chiamava Andropov, che era ammalato di fegato. E questo non è soltanto per dare un dato del suo carattere, ma anche perché doveva andare a passare le acque, come si dice, e dove andava a passare le acque era il rione dove comandava Gorbaciov. Erano raggiunti ogni tanto anche da un certo signor Shevardnadze, più tardi presidente della Georgia, e questi passeggiando disegnavano la futura l'Unione Sovietica. Gorbaciov, il Andropov non era il capo dei servizi segreti per molti anni, ma evidentemente molto molto dalle idee molto chiare, tant'è vero che poteva permettersi di dire anche in pubblico: il nostro sistema è un po' idiota, quello che un altro non avrebbe potuto dire, perché sarebbe finito in Siberia, e tantomeno mettiamo un compagno di strada all'estero per dire il regime sovietico è un po' idiota. Allora questi tre hanno elaborato delle idee su come sviluppare il paese. Gorbaciov poi è stato chiamato a Mosca, gli hanno dato come settore di interesse l'agricoltura, ha visto come l'agricoltura, che ha dovuto dare tutti i soldi all'industria pesante per esigenze strategiche, come l'agricoltura stava male, e in un certo momento, quando sono morti i vecchi segretari generali per vecchiaia, per arteriosclerosi e per vodka, e parlo di Brezhnev, Andropov, vabbè, lui aveva il fegato, ma anche questo un po' dipendeva dalla troppa vodka, e poi un terzo, Chernenko, quando sono morti, evidentemente la vecchia generazione non assicurava più nulla, e dunque è stato un solo signore che assicurava il transito, e lo menziono perché molti conoscono, si ricordano il nome, era il ministro degli esteri Gromyko allora. Lui ha garantito per i giovani, per Gorbaciov. Gorbaciov quella notte, era il 21 marzo del 85, ha chiamato, mentre si avvicinava alla propria dacia, alla propria casa di campagna, alla moglie, dicendo: per piacere scendi tra 5 minuti, sarò a casa. Faceva un freddo maledetto, meno 10 gradi, lei sulla sua camicia di notte si è messa la pelliccia e tutte le sciarpe possibili, ed è scesa, e Gorbaciov ha detto: i compagni mi hanno proposto di diventare segretario generale. Che cosa c'è di interessante in questo? Prima lei ha pronunciato delle parole che più tardi lei stessa ha detto, ma forse, non so se ho detto, qui bisogna cambiare tutto, ma è diventato una specie di slogan per il futuro dell'Unione Sovietica. Ma interessante è che lui ancora
sette ore prima di diventare il numero uno non si fidava di parlare nella propria casa di campagna con la moglie dentro, ha dovuto invitarla a uscire con meno 10 gradi nel bosco che attorniava la loro villa per poter dirle questa proposta, perché temeva ancora qualche tipo di golpe, una cosa che si usa molto in quei paesi, si usava e probabilmente si userà ancora. Ecco, questo è Gorbaciov, che il quale pensava all'inizio che forse bastano piccoli provvedimenti come ad esempio proibire la vodka, introdurre un semi-proibizionismo, ecco, sul modello della socialdemocrazia svedese, per risolvere il problema. Che cosa è successo? Che i russi si sono messi a produrre la vodka in casa. L'unica cosa che si vendeva erano strani alambicchi, magari se li facevano loro, ed è conseguenza era che è sparito lo zucchero, perché per produrre la vodka ci vuole lo zucchero. Allora a Mosca non c'era più lo zucchero, la vodka costava di meno perché veniva prodotta a casa e si beveva di più. Ecco, allora anche Gorbaciov verso l'87-88 alla conferenza del partito capisce che qui le riforme non devono limitarsi soltanto a dare la possibilità ai giornali di esprimersi e di parlare dei problemi proibiti per 70 anni, di esprimerli apertamente, di parlare non soltanto dei successi raggiunti dal socialismo, ma anche delle crisi e dei problemi provocati. Ecco che bisognava in qualche modo incidere sull'economia del paese, dove incominciavano a formarsi questi strani comitati fatti da politici delegittimati e da direttori delle fabbriche locali, i quali sapevano mandare avanti la fabbrica ma non avevano le materie prime, e dunque si sviluppa la borsa nera per le materie prime, per scambio delle materie prime, e dunque i politici piazzano le proprie cugine, le veline dell'allora radiotelevisione sovietica. Ecco, succede tutto questo e incomincia ad aumentare la corruzione nella vita sociale. Però le sue domande erano molto più larghe. A questo Gorbaciov, con Yeltsin è successo così. Yeltsin era un buon dirigente industriale, una città, Sverdlovsk, sotto gli Urali, che era molto importante per la seconda guerra mondiale, perché dovevano produrre tanti carri armati e anche portavano da lì i soldati che erano decisivi per Stalingrado e poi anche per procedere verso la liberazione del paese. Soltanto che era una testa calda, nel senso che avrebbe voluto, non avendo l'esperienza di statista, avendo soltanto un'esperienza di manager, avrebbe dovuto osservare i tempi per la riforma, tempi necessari per trasformare un'economia, la seconda, la terza economia del mondo, con i metodi pacifici, in qualcosa di diverso che ancora non sappiamo che cosa sia, come nessuno ha scoperto che cosa sia la terza via, no? Quanti hanno tentato? L'ultimo tentativo era quello di Blair, che dice capitalismo, che però il pensiero della solidarietà, il problema socialista, sfrutta le nicchie, no? Questo. Prima il programma di Bad Godesberg, il primo è stato fatto negli anni 50, per il secondo si sono litigati 30 anni e non sono riuscito il terzo, della terza via parlava molto anche Enrico Berlinguer, insomma tutti cercano la terza via, tra i due estremi evidentemente non si trovano. Allora questo Yeltsin voleva tutto e subito. E allora un giorno era piuttosto rude in una riunione con Gorbaciov, Gorbaciov lo ha squalificato, lo ha sbattuto fuori dal organo centrale del partito, erano 15 persone più un po' di personale del segretariato, e gli ha dato il posto di un ministro in un ministero minore. Yeltsin si era preso talmente a cuore che gli è venuto l'infarto, è stato mandato in ospedale, gli hanno dato delle medicine, i calmanti, dopo tre giorni l'hanno chiamato a difendersi di nuovo al comitato centrale, lui si è presentato lì, ha fatto l'autocritica, ha fatto una figura meschina, ma un macio, uno che tutta la vita
ha confidato nella propria energia vitale, si è sentito male e da allora si sono odiati con Gorbaciov e probabilmente la tensione tra i due, come spesso succedeva in Russia, ha prodotto poi il crollo e tanti altri crolli e la fine dell'Unione Sovietica, quando Yeltsin insieme con il capo della Bielorussia e dell'Ucraina si sono messi di dichiarare che l'Unione Sovietica non è più un'entità legittima e hanno comunicato questo al presidente americano senza dirlo invece al presidente Gorbaciov. E allora c'è stata una lunga festa dell'IAD che si è conclusa il 21 dicembre. Io nel mio libro parlo anche che per l'ultima volta Gorbaciov è andato nella propria stanzetta accanto all'ufficio e il suo amico che lo ha aiutato in quel colloquio è venuto e l'ha visto con occhi così lucidi per dire un'altra fase per la Russia, per non parlare di me, è finita. E dopodiché si sentiva da lontano il passo trionfante di Yeltsin che entrava lungo questo corridoio al Cremlino dove sono passati Lenin, Stalin, tutti quanti, che lui, nuovo vincitore, si avvicinava alla stanza che il giorno prima era ancora di Gorbaciov e Gorbaciov si è alzato dal suo lettino e se n'è andato. Prima hanno fatto per un po' di affari. Che cosa avrebbe avuto l'ex presidente, anche lì nessuno ha mantenuto la parola, Yeltsin non ha mantenuto la parola, ma insomma passiamo alla politica, dai fatti privati. Yeltsin è stato uno che voleva fare le riforme ma non è mai riuscito perché non aveva mai un'equipe di politici capaci, perché quasi tutti si sono allontanati dalla politica oppure sono andati addirittura con Gorbaciov, pertanto è rimasto un po' solo e si è attorniato da strani tizi. Per esempio Capoguardia era un generale del KGB, della polizia segreta. Questo è stato poi diventato il suo allenatore di tennis, poi il suo consulente e poi è diventato in pratica informalmente il numero due, si chiama Korzhakov, generale Alexander Korzhakov. Poi improvvisamente spunta nei nuovi ricchi e c'è un certo signor Berezovsky, questo Berezovsky che oggi vive a Londra e che denuncia il fatto che contro di lui stanno preparando un attentato o l'hanno preparato e che è stato il servizio segreto russo a preparare quel polonium, quella sostanza che ha mandato all'altro mondo un colonnello, anche lui degli ex servizi segreti, Litvinenko, eccetera, eccetera, e comincia questa strana storia. Questo Berezovsky entra al Cremlino, diventa lui il numero due, sbatte via questo Korzhakov e introduce un altro giovane ragazzo che tutto timido arriva lì, si chiama Abramovich e che poi in 2-3 anni capisce che è meglio stare zitto e dire di sì a Yeltsin, e questo Abramovich poi in pochi anni diventa miliardario anche lui. Poi siccome gli piace il calcio si compra la squadra di Chelsea di Londra, poi siccome gli piacciono altre le navi, le barche, si compra 7 navi, ha una flotta, poi siccome gli piacciono gli aerei, ha parecchi aerei, parecchi elicotteri che possono atterrare anche sulle sue navi. Cioè è un giovane che viene da una famiglia povera, questo Abramovich, che in pochi anni dal nulla diventa ultramiliardario. Oggi il suo capitale viene calcolato 13-14 miliardi di dollari di Abramovich. Naturalmente uno si chiederà come mai dei capitalisti russi si sa esattamente all'incirca di quanto sono quotati, e la risposta è molto semplice: perché la rivista Forbes americana è forte proprio nella ricerca delle ricchezze delle singole persone, ha cominciato a pubblicare anche una rivista Forbes in russo, ha mandato lì un russo-americano, si chiamava Khlebnikov, il quale ha scoperto chi valeva 13 miliardi, chi 12, chi 9, e poi l'hanno anche ammazzato, poverino, ma succede.
Però in Occidente la Russia non interessava più, nessuno si è accorto di questo, noi soltanto abbiamo notato la morte della giornalista Politkovskaya, perché la morte coincideva con la morte del colonnello Litvinenko e quello ha provocato anche in Italia un certo interesse. Ecco questo, Yeltsin, dunque darei un giudizio negativo, sostanzialmente molto positivo su Gorbaciov, senza di lui nulla si sarebbe mosso. Tant'è vero che i maggiori politologi americani hanno previsto, quelli seri, non dico i giornalisti, i seri, quelli dei servizi e della biblioteca del Parlamento a Washington, quelli sanno le cose, hanno previsto l'inizio della crisi finale dell'Unione Sovietica nel 2010. Pensate, si sono dunque sbagliati, hanno previsto la possibilità, e un ex segretario di Stato, Brzezinski, ci ha già lavorato sopra, di vedere le possibili convergenze, di dare al capitalismo un po' di piano e al piano un po' di capitalismo, magari spicciolo di serie B. Insomma, si prevedevano varie varianti, ma non la fine del regime sovietico. Ripeto, quello avrebbe dovuto cominciare in qualche modo in una crisi, soltanto un ricambio generazionale, calcolo molto complicato anche matematico, nel 2010. Dunque noi avremmo potuto essere ancora oggi, mentre abbiamo già fatto un secolo avanti, avremmo potuto essere ancora in un periodo di bipolarismo, e stasera avere paura non da un tizio che sgancia qui la bombetta, ma di una guerra atomica generalizzata. Allora Yeltsin non ha capito molto, ha capito soltanto che bisogna mantenersi in forma. Nel 1996, alle elezioni presidenziali, lui è stato colpito da un infarto, dal terzo infarto della sua carriera, era già in ospedale prima del secondo turno delle elezioni, alla televisione lo vedevamo ancora ogni sera mentre ballava o dirigeva la musica, la banda musicale, o faceva scherzi, ed erano tutti vecchi filmati che hanno rimesso in circolazione proprio per l'occasione in cui lui in realtà aspettava soltanto l'arrivo del grande medico Debacchi, americano, il quale aveva già con sé in America tre o quattro chirurghi russi per farli da assistenti nell'operazione di Yeltsin. Allora Yeltsin poi è rispuntato da questa malattia, perché aveva una resistenza fisica incredibile, si è rimesso perfino a giocare a tennis e prendere moderatamente un po' di vodka, però poi ha chiamato il 25 dicembre un giovane Putin, che era già capo dei servizi segreti, poi è diventato il primo ministro, lo ha invitato, ma uomo senza carisma, senza, poco noto nel pubblico, e ha detto, perché Putin poi era noto per la sua fedeltà alle amicizie, come adesso Putin si fida del suo successore Medvedev, lo ha chiamato il 25 dicembre del 1999 per dire ti lascio la Russia, per piacere comportati bene ragazzo mio. Poi sono usciti dalla stanza al Cremlino, ripetuto questi al pubblico, e così Yeltsin si è ritirato e Putin diventa presidente. E questo, siamo al putinismo. Putin, magari questo poi diciamo una risposta, perché poi questo è il tema del nostro incontro, se non siamo già alla fine, parliamo poi di Putin, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto. Ha cominciato una seconda guerra cecena, procurandosi una brutta fama all'estero e una grande popolarità all'interno, perché noi di nuovo, non sapendo nulla dell'Unione Sovietica, della Russia, non sapevamo nemmeno delle tensioni tra una parte del Caucaso del Nord o di quelle zone con i russi. Non sappiamo, per esempio, questo forse qualche architetto può saperlo, che per costruire più velocemente le case di abitazione facevano dei prefabbricati che potevano avere però 20 piani, nel senso che portavano, facevano un
basamento così limitato, e poi mettevano dei blocchi insieme come il Lego. Ecco, i ceceni hanno inventato che andando nella cantina di questa cosa butti una piccola bombetta e come Lego crolla il palazzo con tutti gli abitanti. Questo noi abbiamo avuto prima della seconda guerra cecena alcuni esempi di questa cosa, oppure attacco ceceno contro un teatro alla periferia di Mosca, anche lì con centinaia di morti. Cioè questo aumenta l'odio dei russi, e allora quando il nuovo presidente Putin, che ha la forza, dice beh facciamo un po' di guerra, e fanno la guerra, nella guerra in cui si trovano un esercito eccitato come quelle russe, e i ceceni che sono storicamente odiatori dei russi da quando i russi li hanno occupati. Ripeto un piccolo concetto, noi, per noi paesi coloniali sono coloro che hanno territorio oltremare, ma i russi non avevano bisogno di andare oltremare, semplicemente superavano i deserti per arrivare in Asia, e così sono arrivati in Georgia, in Abkhazia, in tutti questi territori là. E allora c'era lì anche l'odio, come poteva essere odio in India, in Algeria, eccetera, eccetera. Ecco, si scontrano queste cose, dunque non è l'imperialismo, neoimperialismo di Putin che si sbatte contro i poveri ceceni disarmati. Era una lotta molto dura, con molto terrorismo sul territorio centrale russo. Questo comincia, Putin esordisce così, conquistandosi immediatamente grande popolarità presso i russi, che odiavano a morte tutti questi che una volta facevano parte del loro stato, dell'Unione Sovietica, e poi in qualche modo si sono messi indipendenti. Putin poi capisce che la vecchia classe dirigente è finita, è morta. Nessuna nazione al mondo ha una classe dirigente di riserva, anche perché in Russia si procedeva per cooptazione nel partito, non per dialettica. Non è che le giovani generazioni conquistavano i posti dei vecchi, ma se facevano ruffiani nel modo giusto diventavano, alla morte del vecchio capo, loro stessi capi, con la stessa mentalità, con lo stesso amore per i privilegi che aveva la classe dirigente precedente. Succedeva dunque che lui, non trovando una classe dirigente, se la deve creare. Dove va a cercarsela? Va a cercarsela per molti versi tra gli agenti della ex polizia segreta del KGB, ma anche qui devo una spiegazione. Il KGB da un lato era un'organizzazione, quella terribile, quella che gestiva i lager in Siberia, quella che ascoltava i microfoni, nello stesso tempo però in un paese monolitico come l'Unione Sovietica, dove non circola la notizia, evidentemente il vertice del paese deve avere le informazioni, e queste informazioni da dove li vengono? Se gli ambasciatori all'estero, per rendersi carini, dicono tutti amano l'Unione Sovietica, i partiti fratelli tutti amano, fino all'eurocomunismo erano tutti molto dediti all'Unione Sovietica, dei paesi satelliti, vabbè, nel 56, nel 60, qualcuno si fa anche una piccola rivoluzione in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Polonia, però così ideologicamente erano fedeli. Allora chi può procurare se non un enorme ufficio studi? Questo enorme ufficio studi devono essere dentro persone fidate, a cui puoi dire tutto, anche quelle informazioni che mai sarebbero venute in pubblico, perché in pubblico, ripeto, secondo i giornali sovietici non c'erano che i successi dell'Unione Sovietica e del campo socialista in futuro del sole dell'avvenire che già brillava. Allora KGB è anche questo, c'è un lato esecutivo che non ha nulla a che fare con questi, che in un altro edificio non si occupavano a torturare i prigionieri e mandare in Siberia, ma si occupavano del unico studio reale dell'Unione Sovietica di cui il vertice aveva bisogno, e che non aveva altre vie per procurarsi queste informazioni se non un'elaborazione casalinga di gente fedele. Ecco, allora Putin, molta gente del suo entourage, e questo è il senso del discorso, viene da questi giovani che sono entrati nel servizio segreto
negli anni 80, già in parte con Gorbaciov. Poi bisogna sempre chiedersi perché un giovane entra nel servizio segreto, questa è un'altra questione. Gorbaciov, Putin dice perché gli piacevano i romanzi d'avventure, tipo James Bond, insomma, un po' dubbioso come motivazione, ma mettiamo che sia così. Lui prende queste gente giovane, energica, che sa gestire il potere, che è importante, che ha qualche nozione amministrativa, che sa ricattare, che sa mandare in prigione anche uno di questi oligarchi, di questa gente improvvisamente diventata miliardaria e che mandava all'incirca $1 miliardo al mese nelle varie misteriose isole o facevano investimenti in Occidente. Ecco, per fare tutto questo evidentemente a disposizione non aveva altro che questo tipo di classe dirigente, che non è l'ideale ma che è il meglio che si trovava sulla piazza. Ricordiamo soltanto che in precedenza, non so, in Germania, quando comincia la guerra fredda, il signor Krupp, che era in prigione, condannato a Norimberga, il giorno, quella stessa sera in cui viene pronunciato un certo discorso prima di Truman e poi di Churchill, viene rilasciato dalla prigione, il mattino dopo è nella sua fabbrica Krupp, perché evidentemente nessun altro poteva gestirla meglio e era necessario produrre l'acciaio per andare contro l'Unione Sovietica. Allora Putin si costruisce questa nuova rete fiduciaria ed è gente che ancora oggi dirige l'Unione Sovietica. Chi gli succede è questo Medvedev, l'abbiamo visto in televisione pochi mesi fa, uno di una generazione più giovane, si è laureato nel 90, però non figlio di operai come Putin, ma figlio di intellettuali di Pietrogrado, di Pietroburgo, di padre professore universitario, la madre anche lei docente universitaria, che diventa un suo fedele accompagnatore, lo segue un po' dappertutto. Nel 2000 viene a Mosca a condurre la campagna elettorale, poi Putin li afferma, lo conferma come direttore, anzi presidente del consiglio di amministrazione di una delle più grandi imprese mondiali nel campo energetico, gas, petrolio, Gazprom si chiama, acquista anche azioni nelle compagnie, nella Shell, nella BP, eccetera, eccetera, diventa una potenza mondiale energetica, ha più potenza il Gazprom che forse un governo nazionale anche di un grande paese europeo, e questo tutto per un giovane che ha 34-35 anni. Allora Putin crede, molti credono, tra gli esperti più qualificati, che questo Medvedev sarà fedele e che non succederà, come spesso succedeva nella vecchia Russia, che c'erano due zar contemporaneamente, magari cugini, e uno doveva essere ammazzato. Anche questo, ripeto, forse la parola ammazzare o eliminare figura abbastanza spesso nella storia russa, ma è tale. Ecco, questo è Putin. Putin poi avrebbe potuto continuare, nessuno avrebbe detto, ma tanto è la Russia di Putin, sono tutti agenti della polizia segreta, lui avrebbe potuto continuare con la terza presidenza, ha avuto due turni, 2004-2008, e poi invece la Costituzione proibisce di avere il terzo turno. Ma lui poteva cambiare la Costituzione, i metodi sono molti, ne abbiamo parlato oggi, non abbiamo tempo probabilmente per chiarirli, però non ha preferito dare il posto a un suo allievo, il posto del presidente della Russia, Putin, ritagliandosi e aumentando le competenze del primo ministro, accontentandosi della poltrona numero due come presidente del Consiglio. Ciononostante, adesso abbiamo visto il vertice dei 8 a Tokyo, abbiamo visto tutti gli ultimi incontri internazionali che sono stati, dal giudizio unanime dei presenti, di partecipanti, delle università americane, Medvedev gioca benissimo il ruolo di uno, lui è più morbido, più soft di Putin, che invece evidentemente doveva affrontare battaglie molto maggiori, di uno che però è
in qualche modo si porta ancora il marchio di essere allievo, di avere un padre a Mosca, in realtà questo padre comanda e probabilmente comanderà, e da qui il titolo del libro, Il piccolo zar. Ecco, nel libro c'è una parte che mi ha ricordato il tema di Jacques Attali sul futuro, cioè il libro di Jacques Attali sul futuro, che parla della Russia, del futuro russo comunque minacciato dalla presenza della Cina. Lei, diciamo, ha scelto comunque di strutturare il libro raccontando fatti, raccontando comunque anche vicende oscure della presidenza Putin, del rapporto, diciamo, di con l'oligarchia, di come è stata, diciamo, relegata l'oligarchia, o come si nascondeva i liberali, insomma, che sostenevano gli oligarchici. Da una parte ha parlato del, secondo me, di tre modi di interpretare il ruolo di giornalista all'interno comunque del paese, delle conseguenze che alcuni giornalisti, alcune voci libere hanno subito. Insomma, mi ha fatto riflettere il fatto che proprio perché la Russia oggi si basa sul petrolio, sui gas naturali, anche lei comunque parla che in futuro il vero nemico della Russia forse sarà la Cina. Perché? Perché i cinesi sono 1,5 miliardi, i russi non sono 148 milioni, e dunque questo a Reggio Emilia non si sente, ma se uno cammina per le strade di Mosca avverte, e nell'aria il fatto che il vicino potente è la Cina. Poi il fatto, il dato di fondo è che in Siberia, in molte parti della Siberia, la densità della popolazione russa è di una persona su un chilometro quadrato, e i cinesi sono invece, mettiamo 100 o 1,000 se vogliamo, comunque si avverte questa vicinanza della Cina. In virtù di un accordo la Russia ha ceduto un isolotto in mezzo tra il territorio siberiano russo, dunque, e il territorio cinese, alla Cina, un regalo. Improvvisamente i cinesi sono messi a costruire enormi grattacieli per guardare come si vede questa Russia dall'altra parte. Sono tutti fatti che possono inquietare o possono non inquietare. La Russia può trovare un modo sui venti, un modo di convivere con la Cina, può invece suscitare delle controversie. Allora tutte le vie sono aperte e tutte sono potenzialmente ugualmente possibili. Il Centro Mondiale Economico di Davos, che di solito si riunisce in gennaio, che si occupa di tracciare le previsioni, gli scenari per i prossimi decenni, e credo che figurano anche sulla borsa di Londra alla pari la probabilità che la Russia e la Cina si mettano d'accordo e che non si mettano d'accordo. Che cosa manca alla Cina? La Cina manca il petrolio, finora lo importa per la gran parte dall'Arabia Saudita, potrebbero fare, e su questo c'è stato un scontro interno del gruppo dirigente sovietico, russo, potrebbero fare eventualmente anche portando un oleodotto, un naftodotto, un gasdotto dalla Russia alla Cina, che fra 2 o 3 anni avrà ancora più bisogno di quanto ne abbia già oggi. Non riesce come saziare il proprio mercato. Ecco, allora cosa facciamo? Una combinazione russo-cinese sarebbe naturalmente, non dico dominante, ma noi abbiamo vissuto dopo la fine del socialismo reale, quando alcuni storici, anche autorevoli, hanno detto la storia è finita, adesso tutto si svolge all'interno del sistema economico-sociale più o meno americano, democratico, rappresentativo, con delle varianti che tutti conosciamo, anche insane alcune. E invece no, invece è cambiato tutto, non soltanto non siamo alla guerra delle religioni, ma insomma negare che esiste questo fattore molto importante sarebbe stupido, perché esiste.
I giochi possono svolgersi in molte maniere. Comunque è finito quel periodo che durava dal 91, diciamo, fino a, per una decina di anni, di monopolio di unipolarismo americano, e comincia, si apre una nuova epoca in cui noi vediamo che la Cina cresce, l'India cresce, e che i paesi del terzo mondo, che sono, che potrebbero essere domani, appunto Cina, India, Russia, Sudafrica e Brasile, cinque grandi potenze, non trovano una leadership comune, ma potrebbero essere un gruppo di paesi oggi con i satelliti e con posta elettronica, la distanza geografica non conta più tanto come una volta, potrebbero rappresentare un gruppo di pressione sulla scena mondiale. Si immagina un'Europa occidentale molto vicina agli Stati Uniti, parlo adesso di questi scenari previsti per 2040-2050, e poi c'è questa incognita: che cosa si fa con la Cina? Cina e l'India non possono andare d'accordo. I nostri pacifisti, pacifisti estremi, quelli che dicono che in sostanza l'umanità tende alla pace, si trovano sempre di fronte al problema: come mai il Giappone e la Cina da 3-4 mila anni sono nemici dichiarati, e non si scandalizza, ma prende il fatto come un fatto naturale, benché in molti punti le culture non sono del tutto dissimili. Probabilmente questo contrasto esisterà, allora è impossibile vedere, non è possibile vedere se la Cina si può mettere col Giappone. Il Giappone è molto industrializzato, arabi li danno il petrolio, è un gruppo formidabile, ma la Russia potrebbe anche puntare sull'Europa, l'Europa potrebbe puntare sulla Russia, sempre per il fattore energetico. Abbiamo detto che Putin, nella sua strategia nazionale, ha detto: noi non siamo più la grande potenza per quanto riguarda l'armamento atomico, perché questa era una società relativamente povera, però era in parità con le forze armate e soprattutto con le armi nucleari. Questo non lo siamo più, ma con la nostra energia possiamo condizionare non soltanto questo piccolo pezzettino del mondo che è l'Europa occidentale, ma possiamo condizionare anche belle fette del mondo. Allora, se la Russia si mette con l'Europa, ma l'Europa non può decidere nulla perché, non avendo la Costituzione, non esiste un governo europeo, e vale la vecchia battuta di Henry Kissinger che diceva: se devo parlare con l'Europa, a chi devo telefonare? Vale ancora sempre questo: finché un solo paese, i 27 europei, con il suo veto può bloccare un accordo, fino a quel momento, e passeranno parecchi anni prima che si potrà fare qualcosa di diverso, fino allora ogni nazione traffica per conto proprio con la Russia. Noi sappiamo che l'Italia ha ottimi contatti con i russi, noi sappiamo che l'ex presidente tedesco Schröder addirittura fa parte di un consiglio di amministrazione di una delle società di Gazprom, e dunque anche impiegato di Medvedev e di Putin. Sappiamo tante altre cose in cui la gente ha un potenziale scontro, ha preferito cercare un accordo concedendo anche parecchio in termini di prezzi, in termini di influenza politica, come per esempio distribuzione ai privati sul territorio dei paesi europei, anche si parla per l'Italia, del petrolio russo direttamente, perché come ogni intermediazione, il petrolio da quando viene prodotto e quando viene venduto, mettiamo, la differenza è 50 volte, qualcosa del genere. Se i russi vengono direttamente sul mercato italiano vendendo, naturalmente non per le case ma le grandi industrie, il proprio gas, soprattutto il gas, ma anche un po' di petrolio, evidentemente rafforzano le posizioni. E questo non si capisce, perché se uno può rafforzare la propria posizione nel gioco geopolitico, nessuno fa regalini e nessuno fa la faccia, cioè fa i sorrisi quando
c'è una riunione internazionale, ma poi le concessioni non ne fa. Ecco, questo è un po' la Cina, l'interrogativo della Cina. Anche la Cina dovrà avere prima o dopo una sua crisi, come l'ha avuto il Giappone, per esempio il sottoproletariato agricolo che non riesce ad andare a scuola, la gente che viaggia di più e si mette a protestare. Abbiamo visto in questi giorni le fotografie delle madri con le fotografie che apportavano le foto dei figli morti nelle scuole, perché l'enorme programma scolastico per la Cina è stato fatto evidentemente con materiale edile scadente, e parecchie scuole, basta non un terremoto ma qualcosa che vibra nell'aria e queste scuole crollano, i bambini muoiono. Cioè anche i cinesi stanno esilando, anche gli operai cinesi hanno dovuto avere gli aumenti degli stipendi, dei salari, ovviamente sono molto lontani da quelli occidentali, perché altrimenti la classe dirigente non potrebbe gestire il paese. Naturalmente la gestione di un paese come la Cina è buffa, perché nel comitato centrale del Partito Comunista ci sono anche 150 rappresentanti della classe capitalista. Il loro dovere è di rappresentare gli interessi degli industriali e di guadagnare molti soldi per pagare molte tasse, insomma avvicinandosi un po' alla vecchia ricetta socialdemocratica. Olaf Palme, il presidente svedese, poi finito anche lui male, diceva che bisogna lasciare che la pecora si ingrassi per tosarla meglio. No, questo all'incirca è la regola del Partito Comunista Cinese. Per quanto riguarda le libertà civili, la civiltà cinese deve realizzare lo stesso tipo di democrazia che abbiamo noi in Occidente. I nostri criteri sono indispensabili per la Russia, per la Cina. Qualcuno si prende, ma più si viaggia, più si commercia, più sale il tenore di vita. Oggi la società sovietica ha raggiunto nel 20% della popolazione, altri 10 sono in arrivo, il tenore di vita di una popolazione occidentale. È chiaro che anche le esigenze verso una maggiore libertà personale, verso una maggiore informazione più libera e viaggiando molto, che queste cresce e si avvicinano a quello che sono un po' le nostre Vorstellungen, nelle nostre idee su che cosa debba essere una democrazia. E questo con la Cina, ma questo prima di 10 anni, 20 anni non si preciserà. Pertanto la Russia giustamente ha paura della Cina, la Cina giustamente si chiede quale sarà il suo ruolo nel mondo. Giustamente i cinesi non possono capire le istanze dei preti tibetani e dicono questa è una congiura delle spie occidentali, così come nel 1956 l'Unione Sovietica diceva la rivoluzione ungherese è tutto prodotto delle forze imperialiste, come nel 68 a Praga si diceva 40 anni fa che tutto viene dalla CIA, eccetera eccetera. È una spiegazione banale, semplificatoria, perché evidentemente se la classe operaia si lascia mobilitare nel giro di 2-3 giorni e prende le armi e si mette a sparare sul russo, evidentemente questa classe non è che due agenti della CIA travestiti da operai ungheresi, cechi o polacchi improvvisamente riescono a sollevare la popolazione. Questa è la spiegazione di comodo che usavano allora, prima dell'eurocomunismo, anche i partiti che si trovavano in Occidente. Allora, con la Cina mi sembra abbiamo esaurito. Lei è già stanco? No, la vedo. Un po'. Chiedo al pubblico se ci sono delle domande per Volcic. Abbiamo un microfono volante, vengo io lì in mezzo a voi. Allora, io le vorrei chiedere, fare una domanda sulla sua professione di giornalista. Quando abbiamo organizzato l'incontro, questo è un centro di aggregazione giovanile, quando abbiamo organizzato l'incontro ho notato che insomma, più o meno noi abbiamo quasi tutti sui 30 anni, anche un po' di meno alcuni. Facendo il suo nome comunque tutti si ricordavano di lei, nonostante fossimo comunque molto giovani.
E la cosa che mi ha impressionato è che in un qualche modo, secondo me, come giornalista inviato Rai, lei cercava di raccontare un mondo, una parte d'Europa, che era un'Europa a molti, insomma, proibita. Un'Europa che non potevamo capire, che magari c'era appunto stata raccontata o comunque descritta da una certa filmografia americana. E mi sembra tuttora comunque di ricordare che oltre a cercare comunque di descrivere i fatti, cercare comunque di introdurre nella politica sovietica o comunque dell'Est Europa il nostro paese, lei cercasse anche di raccontare storie, raccontare comunque e introdurre il pubblico italiano in un mondo appunto proibito, sconosciuto. E in un qualche modo è stata una delle voci più autorevoli e più forti per aprire le porte di quel mondo. Le responsabilità che aveva nel suo lavoro quotidiano, insomma, quali erano? Questa responsabilità comunque di aprire quella parte di mondo, come la sentiva addosso di sé? Ma in sostanza io sono di casa da quelle parti. Mio padre di Trieste, mia mamma di Gorizia, non si trovarono molto bene nel regime degli anni 20, sono emigrati, hanno viaggiato, hanno fatto gli zingari, io ho fatto lo zingaro, i miei figli fanno gli zingari, allora questo diventa quasi una nuova nazione che si riconosce in confini molto più larghi che non sono un'identificazione regionale o nazionale. Pertanto era capire facile. Per quanto riguarda i limiti, certo i limiti ci sono, ma i limiti sono anche lì dove nessuno si immagina. Il fatto che noi a casa nostra avevamo un po' di microfoni era scontato, il fatto che bisogna avere un linguaggio molto studiato per non prestarsi alle squalifiche, anche questo era chiaro, ma poi ci sono altri problemi che invece sono complessi. D'altro canto, se probabilmente è molto più semplice per uno che viene dalle mie parti raccontare quel mondo che da uno che sta fuori. Poi nella famiglia mia si parlava già in partenza, oltre al dialetto triestino, anche il tedesco e lo sloveno, pertanto era molto facile poi apprendere un po' di altre lingue, pertanto parlando la lingua, poi mi hanno mandato perché, oddio, racconto un fatto, un giorno nel 60, molti di voi non erano nati ancora, qualcuno chiama la redazione di Trieste e dice: ma avete qualche giovane, perché qui ci sono i giochi olimpici di Roma e non abbiamo nessuno che possa intervistare i russi, noi sappiamo che i russi vinceranno molte medaglie d'oro. E uno ha detto: ma chiediamo a Volcic, mi hanno chiesto, ho detto certamente, e questo era in giugno, in luglio, in un mese, io ho studiato la lingua russa che non conoscevo, ma non era molto, era una lingua slava, era abbastanza facile, in modo che poi in agosto potevo fare le interviste e da allora godevo la fama dell'esperto dell'est. Poi ho anche approfondito, perché ho insegnato anche all'università un po' la storia delle istituzioni dell'est, eccetera eccetera, e pertanto ecco, non era solo questo, ma ecco, spesso nella vita di un giornalista conta un caso, no? Nel 68-67, ultimo dicembre, 31 dicembre, mi chiama il direttore del telegiornale da Roma e mi dice: senti, nei prossimi giorni probabilmente si parla a Roma, qualcosa succederà a Praga, vuoi correre subito lì? Io ero a Belgrado per fare un'intervista di routine col primo ministro che veniva in Italia, stringere la zampa a Tito, queste cose che si fanno di solito. Allora era le 11, sono andato al consolato ceco e ho detto: mi date un visto, vorrei andare a vedere le ragazze di Praga. Poi avevo l'operatore, cioè equipe tecnica, no? Allora, beh, ragazzi, però ma eccezionalmente, 31 dicembre, stiamo chiudendo tra mezz'ora, dateci ognuno tre fotografie, noi non abbiamo le fotografie. E dice: e dove si possono fare? Dice: beh, a Belgrado certamente, in tutti i paesi del socialismo reale tutte le macchine, tutte queste macchine automatiche sono rovinate, allora noi corriamo però lo stesso alla stazione, per miracolo la macchina funziona, se facciamo la fotografia a mezzogiorno meno 2-3 minuti siamo lì, ci danno il visto. Il primo gennaio io per la prima volta vedo Dubček, Alexander Dubček.